Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti. Non mi aspettavate, vero? E invece benvenuti all'appuntamento notturno con Racing Time. Perché così tardi, più tardi del solito? Perché una volta tornati dalla pista, ragazzi, abbiamo fatto gruppo con tutti i piloti. Non mi andava di farli aspettare e quindi abbiamo passato una piacevolissima serata, non proprio con tutti, ma con buona parte di loro. Tra l'altro si sono anche aggiunti due piloti dell'SN1, Stefano Scarpato e Gaetano Riela, che saluto, quindi veramente è stata una serata super. Però questo non mi ha impedito di fare una brevissima puntata, stavolta mi sa che ci azzecco ed è proprio breve, e darvi le tre notizie non del giorno ma del pomeriggio. La prima notizia, una buona notizia, riguarda una squadra, la solita squadra a caso, la Ferrari. E di che si tratta? Che il processo che dovrebbe avvicinare la Ferrari con i nuovi aggiornamenti alle prove dell'ultimo giorno disponibile prima di partire per l'Austria, quindi di martedì, va benissimo. Diciamo che il processo di costruzione del nuovo pezzo sta seguendo i tempi prestabiliti dalla tabella di marcia e quindi sicuramente vedremo la Ferrari martedì a Fiorano per il Film Day con pneumatici sperimentali, tutto quello che volete, però con il nuovo fondo. E qui voglio dire una cosa a quelli di voi che stanno pensando: ma pneumatici sperimentali vuol dire che non hanno riferimenti? Non è così, perché comunque considerate che non è la prima volta che la Ferrari va a girare a Fiorano con questo tipo di coperture, quindi un po' di dati l'ha immagazzinati, ma poi non interessa il tempo, interessa il comportamento della vettura con il nuovo fondo. E siccome in Austria, ve l'ho già detto, ci sarà solo un turno di prove libere, e allora queste prove fatte a Fiorano vengono in un periodo dove c'è crisi totale di test, vengono proprio incontro alle esigenze della Ferrari di questo momento. Quindi diciamo che la fabbricazione di questo sviluppo, di questo pezzo, va benissimo e sta seguendo i tempi prestabiliti e non dovrebbero esserci problemi a provare entro martedì. E questa è una. Seconda notizia, magari uscirà tra un po', però l'accordo tra la Mercedes e Lewis Hamilton è praticamente cosa fatta. Quindi aspettatevi un annuncio di un futuro contratto tra Hamilton e la Mercedes, quindi nessun ritiro da parte del pilota inglese. Quindi io onestamente sono contento di questo perché mi fa piacere vedere ancora Lewis Hamilton alla rincorsa di un nuovo successo con la Mercedes. Quindi, onestamente, la cosa non mi dispiace affatto. Infine, volevo darvi un aggiornamento che riguarda il Safari Rally, perché in testa alla classifica assoluta c'è il buon vecchio campione del mondo, Sebastien Ogier, che ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, dimostra tutta la sua incredibile classe. E poi potrebbe succedere anche un'altra cosa, sempre tornando alla Formula 1, ovvero che quel Palù di cui abbiamo tanto spesso parlato potrebbe essere oggetto di interesse da parte di qualche team. Perché questo? Perché nei test che ha fatto con la McLaren ha dimostrato di essere veramente molto in gamba, come potete vedere nella puntata di stasera. Non ci sono foto perché non ho fatto a tempo, sono arrivato, mi sono seduto e poi subito a letto perché domani di nuovo pista. Però stavamo dicendo, ha dimostrato nei test fatti, anche rispetto agli altri piloti che hanno provato la McLaren nel 2021, di essere uno che col volante ci sa veramente fare. Non a caso è abbondantemente in testa al campionato IndyCar in un periodo nel quale in Indy ci sono fior di piloti e questa cosa già di per sé è apprezzata.
ma poi il fatto che sia andato veramente bene anche rispetto ad altri piloti e rispetto ai dati del passato con la vettura del 2021, diciamo che gli ha un po' aperto le porte del paddock e c'è già qualche team che gli gira attorno, con buona pace della McLaren che, a meno che non si sblocchi clamorosamente Lando Norris, quindi il suo sedile, quello di Piastri, è blindatissimo, non potrà prendere fino a fine 2025 nessun altro pilota. Quindi se Palù dovesse avere l'opportunità di firmare per un altro team, soprattutto concorrente, allora la McLaren perderebbe l'opzione che ha sul fuoriclasse spagnolo. Tutto qui, la puntata la finiamo qui, stavolta veramente flash, potevo scriverlo e ho perso un'occasione perché stavolta ci avevo preso e nulla, dai ragazzi, mi ha fatto piacere anche questa sera essere presente e comunque sono sicuro che non mi aspettavate più a quest'ora, quindi niente, mi fa piacere mantenere un trend che oramai spero diventi una consuetudine, un'abitudine. Oggi in pista, ragazzi, ci siamo divertiti veramente tantissimo, quindi vi consiglio. Ho ancora 3 posti liberi per luglio e se avete l'opportunità di poter venire, fatelo perché c'è veramente tanto da divertirsi. Guardate quel piccolo video con la prima lezione in pista che ho pubblicato e leggete i commenti dei partecipanti. Un bacio a tutti, messaggio, like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e buona notte, io corro a dormire. Ciao!